Ok, allora, sempre con Mahatma Gandhi, l'ultima volta appunto stavo analizzando l'orientamento politico di Gandhi, no? Ho detto che non lo si può equiparare a un anarchico, anche se la sua dottrina, interpretata in un certo modo, può sfociare nell'anarchia proprio più classica, no? Diciamo che è tendenzialmente anarchico, no? Però non può essere equiparato tout court a un anarchico, non può essere però neanche equiparato così genericamente a un democratico, no? Cioè l'idea l'idea della democrazia come repubblica parlamentare, no? Elettiva, perché lui riteneva che anche quella fosse una forma di oppressione, di mistificazione, no? Perché appunto non è il popolo che comanda, democrazia significa potere del popolo. Dice, col cavolo che è potere del popolo, è potere dei rappresentanti del popolo che sono stati delegati dal popolo a governare invece sua. Ecco. Per cui in pratica il popolo sì, ha fatto questa gentile concessione ai suoi rappresentanti, però poi i rappresentanti possono fare il cazzo che gli pare alle spalle del popolo e dire, ma scusate, sapete, io faccio questo per il vostro stesso bene o cose di questo tipo, no? O altre puttanate dello stesso tipo. I nostri governanti, per esempio, non si premurano neanche di trovare delle scuse, loro dicono, io faccio il cazzo che mi pare, punto e basta, no? E del popolo me ne frego, cioè te lo sbattono in tu culo al popolo, come direbbe Centola qualunque. E appunto, come dire, la democrazia così intesa, è sempre un non governare del popolo, ma appunto di un'altra categoria, che, però dall'illusione che sia il popolo a comandare, no? Anche se poi di fatto, cioè, se notiamo, noi non governiamo proprio un bel cazzo di niente, perché noi non possiamo. Cioè quando i nostri governanti si comportano male sono corrotti, sono pieni di soldi, non fanno leggi a favore del popolo ma a favore di se stesso, noi non siamo capaci, non abbiamo il potere di dire adesso voi vi levate dai coglioni e ne eleggiamo altri migliori di voi. Ecco, questo solo fatto dimostra appunto che la democrazia, cioè che Gandhi in fin dei conti aveva ragione a dire una cosa del genere. Infatti l'ho sempre pensato anch'io, sta facendo della delega, no? Cioè che il rappresentante in teoria dovrebbe, sai, ma però poi vediamo che non serve a delegare ad altri il potere, dato che gli altri ne abusano sempre. Dunque, allora ero rimasto appunto a questa frase, no? Perché egli non approvava la rappresentanza parlamentare, considerandola una mistificazione, un modo con cui i popoli potevano illudersi di autogovernarsi, delegando ad altri di governare invece loro. Gandhi non sembra approvare qualsiasi tipo di delega, equiparandola ad una forma di deresponsabilizzazione della persona di fronte alla società, no? Cioè io delego il mio potere a qualcun altro e cioè io me ne lavo le mani, no? Cioè, queste questioni non riguardano me, no? Poi dico, ah, io non mi interesso della politica perché è una roba sporca, no? L'idea appunto di sporcarsi le mani non piace a nessuno e quindi la rappresentanza parlamentare è proprio una forma di deresponsabilizzazione della persona, che non vuole combattere in prima persona e magari anche dover fare delle scelte difficili, perché le scelte politiche sono anche difficili nel senso che un politico può anche dover fare delle scelte impopolari per il bene stesso del paese, no? E se noi cominciassimo
ad essere più autogovernativi, cioè a partecipare di più alla vita politica attivamente, tutti quanti, a tenere sotto controllo politicamente la situazione, allora dovremmo anche fare delle cose veramente sgradevoli, sicuramente. E questo ovviamente non ci piace, oltre al fatto di dover far fatica. Dunque, basti vedere a questo riguardo l'atteggiamento che aveva di fronte alla questione dell'obiezione di coscienza al servizio di leva, come lo descrive Pontara, mostrando come l'obiezione diventa uno scappare dalle proprie responsabilità, un diventare complici della violenza di altri, se si fonda la propria obiezione solo sul rifiuto di uccidere, lasciando tale compito ad altri. Cioè, se io faccio obiezione di coscienza solo perché non voglio uccidere nessuno, dico, ah, io sono bravo e buono, non voglio uccidere nessuno, no? E lascio che altri uccidano. E dico, eh no, non funziona così, non basta. Tu devi fare obiezione di coscienza e combattere perché anche gli altri non uccidano. Cioè combattere proprio perché l'esercito venga abolito. Ecco, ovviamente gli obiettori di coscienza italiani non arrivavano a quel punto. Gli bastava non fare servizio militare, no? Mi ricordo che fin dei conti anch'io all'inizio pensavo, cioè dico, se ho questa occasione di fare qualcosa di magari di utile per la società in sostituzione al servizio militare che non serve un cazzo, solo a perdere un anno della propria vita, dico va bene, no? Dopo ho cominciato a prendere coscienza sul fatto che cioè, non bisognava limitarsi a astenersi dal servizio militare, ma a combattere per una società più pacifica. Ho cominciato a capirlo dopo, e infatti la tesi di laurea l'ho scritta dopo il mio servizio civile, dopo aver fatto obiezioni di coscienza. Prima non avevo neanche l'idea su che cosa fare la tesi di laurea. E anche qui, come in qualsiasi tipo di azione, l'individuo non può esimersi dal vedere la propria singola azione come parte di un tutto più vasto, cioè di sentirsi, anche se indirettamente, è responsabile delle azioni compiute da altri, no? Cioè, sempre ci deve essere questa coscienza di essere parte integrante di un unico organismo, di un tutto in cui appunto si manifesta la volontà del tutto, la volontà di Dio, la volontà della verità, no? Cioè l'armonia fra tutte le parti. Di conseguenza io devo combattere non semplicemente per me, ma anche per il benessere di tutta la società, anche attraverso l'obiezione di coscienza. Quello che probabilmente ha saputo dare il termine più appropriato per definire l'orientamento politico di Gandhi è stato Aldo Capitini, che è stato in Italia il primo principale promotore del Satyagraha, del metodo non violento, metodo di lotta non violenta in Italia. Il massimo seguace di Gandhi in Italia è stato Aldo Capitini, che l'ha definito, scusate, omnicratico, cioè teso non a raggiungere il potere del popolo, che troppo spesso si traduce in potere delle maggioranze, no? Cioè la volta della democrazia cos'è? È il potere delle maggioranze, no? L'oligarchia è il potere delle minoranze. La democrazia spesso è il potere delle maggioranze, vince chi ha più voti, no? Poi vabbè, ci sono dei meccanismi che cercano di aiutare anche le minoranze a farsi rappresentare, eccetera, però un meccanismo estremamente complesso che poi magari va a finire che premia chi ha preso meno voti e penalizza chi ne ha presi di più, vabbè, cose complicate della vita moderna. Comunque diciamo che la democrazia resta ancora in certo modo una, scusate, aprile dolce dormire, mi viene continuamente sonno, appunto la democrazia diventa, cioè mentre le vecchie oligarchie erano dittature delle minoranze, la democrazia rischia di essere una dittatura della maggioranza.
bensì a raggiungere il potere di tutti e di ciascuno, dove anche chi si ritrova nella più stretta e svantaggiata minoranza abbia la possibilità reale di far valere i propri diritti non meno di chi fa parte della più vasta maggioranza, no? Cioè questo è l'ideale a cui bisogna tendere, il potere di tutti, non il potere del popolo, della maggioranza, non il potere delle caste, le oligarchie, ma il potere di tutti e di ciascuno. Cioè che ogni persona, per quanto strana, diversa sia dagli altri, in qualche modo possa far valere i propri diritti, possa trovare il suo spazio di libertà, indipendentemente da quello che la maggioranza crede e vuole, no? Noi vediamo che in effetti anche le repubbliche democratiche poi nei confronti delle minoranze, cioè bisogna sempre star lì ad attuare tutta una serie di protezioni proprio per le minoranze, per chi si trova svantaggiato. E poi fino a un certo punto, per esempio, io non solo sono gay, ma sono anche mancino. E sono costretto a vivere in un mondo che è costruito per chi usa la mano destra. Io ho dovuto imparare a usare la mano destra per fare tutta una serie di atti, no, fino a quando mi sono trovato con le ragadi, lavorando con le ragadi alla mano destra, ho dovuto riprendere a usare. Io mi sono accorto che mi ero acclimatato a causa dell'oppressione della maggioranza, no, che ti obbliga a usare, perché tutte le cose sono messe a destra, mentre bisognerebbe che le cose si potessero spostarle da destra a sinistra a seconda delle condizioni dell'uomo. Cioè, perché io non sono libero di usare la mano sinistra, come chi ha la mano destra ha diritto di usare la mano destra? Cioè, mi sembra giusto? Per me no. Il mio è un modo di essere naturale, cioè è come il fatto di essere gay, no? Ma ancora più naturale. Cioè, perché non ne viene nulla di male, non c'è nulla di contronaturale nel fatto di usare la mano sinistra. Se la maggior parte dell'umanità usasse la mano sinistra non cambierebbe niente, se non qui. Probabilmente, scusate se lo dico, ma sembra che noi mancini abbiamo più immaginazione dei destri, quindi sarebbe un'umanità più intellettualmente vivace, proprio più immaginativa. In effetti io ho sempre notato di avere molta più immaginazione della maggior parte dei miei simili, e anche per quanto riguarda gli altri mancini che ho conosciuto, siamo tutti un po' strani, no? Abbiamo idee, a noi ci capita di avere idee balzane molto più spesso degli altri. Dunque, dove anche chi si ritrova, questa omnicrazia veniva definita da Gandhi col termine Sarvodaya, che significa il benessere di tutti, no? Cioè, appunto, proprio perché poi bisogna andare al di là del puro discorso del potere, no? Cioè noi occidentali siamo ossessionati dal poter fare le cose. È una cosa su cui ci sarebbe molto da riflettere, no? Perché per esempio il filosofo Emanuele Severino ha costruito tutta la sua filosofia proprio sull'ossessione dell'Occidente per il poter fare le cose, no? E invece Gandhi puntava invece di più sulla realizzazione dell'individuo in senso globale e di conseguenza sulla felicità, no? Il cosiddetto Sat Chit Ananda, essere, coscienza, beatitudine. Dall'unione di essere e coscienza nasce la beatitudine, che deriva appunto dalla verità, perché l'unione fra essere e coscienza è la verità, quando la coscienza si rispecchia nell'essere e l'essere si rispecchia nella coscienza. Cioè questa unione perfetta fra essere e coscienza ne scaturisce la felicità, che viene appunto dalla coscienza perfetta dell'essere. E allora il benessere di tutti, la felicità di tutti, deve essere il traguardo finale di ogni regime politico. E solo quello, no? E quindi, di conseguenza, anche
la definizione di qual è il migliore regime politico deve essere adeguato a questo riferimento, a Sarvodaya. E qui chiudo per il momento, arrivederci.